Un buon mercoledì e benvenuti in questa nuovissima puntata dello Ziolord. Oggi che siamo all'atto finale, secondo voi riusciremo a fuggire da questo inferno di Raccoon City? Prima di iniziare come al solito, vi ricordo che di restare in casa, non uscire assolutamente, uscire solo per andare a fare la spesa o in farmacia o nel caso di andare a trovare qualche familiare in difficoltà. Lavarsi spesso le mani e portare è sempre la mascherina. Allora ragazzi, chi abbiamo in live stasera che abbiamo tanta bella gente simpatica? Abbiamo la nostra bella Yugari che stasera ci delizierà con il suo tale show sulla cucina, infatti stasera farà un bel dolce. Poi abbiamo il nostro Nola che ci porta. Retro Games, la nostra Erika 93 con Tom Clancy Rainbow Six, il nostro Shinigami con Rach Clark, Vivisector con Spirit Trilogy e la nostra bella Namp con Call of Duty Modern Warfare su PC. Aspetto qualche minuto prima di iniziare e cominceremo questa bella batosta. Benissimo ragazzi, avvio il gioco intanto. Vediamo un po' cosa abbiamo sbloccato a livello di bonus. Concetti art. Ecco gli schizzi del nostro caro Carlos Olivera. Devo dire che queste uniformi mi fanno ricordare un po' quelle che abbiamo visto nel film, anche se qui hanno fatto che il colore rimanesse quello originale, un po' il verde, anche se però nel primo capitolo la maglietta era verde, giubbotto grigio, pantaloni bianco. Prima e dopo. Il bar assediato dagli zombie, il bar Jack. Ma non si chiamava Joy Buy? Ma questi cambiano sempre tutto. Questo è il bar del depositario. Questo è l'ospedale completamente assediato dagli zombie. Questo ci fa ricordare un po' The Walking Dead. L'avete notato, ragazzi? Negozio delle ciambelle. Mega Man, il personaggio molto famoso dei videogiochi della Capcom, infatti è stato citato proprio all'interno del gioco. Vediamo un po' i modelli. Ecco Dario Rossi, personaggio
secondario della storia di Resident Evil. Vedo che anche il gruppo Element Gaming è appena entrato in live. Attualmente, come avete ben visto dalla parte introduttiva del gioco, l'abbiamo potuto solo vederlo, non siamo nemmeno riusciti a tornare indietro nella periferia per vedere se fosse vivo oppure morto. Oggi ho risposto alla domanda a Dariot. Io penso che molto probabilmente Dario Rosso sarà un personaggio giocabile per qualche DLC. Quindi non vi so dire se la Capcom rilascerà delle DLC anche in questo terzo capitolo, come è stato nel secondo, ovvero i Ghost Survivor, dove prendevamo il controllo di tre personaggi presenti nel gioco di Resident Evil che non ce l'hanno fatta a fuggire nel seguente inferno. Per chi non se lo ricorda, Dario Rosso è in omaggio a un altro grande personaggio che esiste veramente, ovvero Dario Argento. Molti di voi vi ricorderete che in passato Dario Argento ha collaborato spesso con George Romero, anche nelle sue ultime pellicole, come ad esempio L'Alba dei Morti Viventi, pellicola del 1978. Infatti, Dario aveva svolto il ruolo un po' di consulente e anche membro esecutivo. Infatti, la Capcom dette un omaggio proprio al grande regista Dario per il suo nome rosso e il titolo di uno dei suoi più grandissimi film thriller, Profondo Rosso. Qui abbiamo il nostro Marvin Brown, visto già nel capitolo precedente di Resident Evil, che, come voi ricorderete tra le varie voci di corridoio, si parlava che molto probabilmente sarebbe stato un personaggio per la seguente DLC. Quindi, molto probabilmente potremo vederlo nella questa possibile DLC che fosse verrà rilasciata in questa serie. Marvin Brown è un ufficiale del Dipartimento di Polizia Raccoon City, grado tenente. Dopo lo scoppio dell'epidemia, si può dire che a causa della mancanza di Bry Alos, il comandante, lui aveva assunto un po' il ruolo di comandante proprio del Dipartimento di Polizia. Marvin organizzò immediatamente una sorta di resistenza all'interno della stazione, cercando di salvaguardare i civili e allo stesso tempo i suoi stessi colleghi. La stessa notte, lui e un gruppo di agenti cercarono in tutto il modo di evacuare più civili possibili alla stazione di polizia, ma i risultati purtroppo furono drastici. In Resident Evil Outbreak, vi ricorderete che Marvin venne ferito da uno zombie. Qui viene fatto vedere che è stato Brad a mordere, ma in verità non è così. Marvin, da quello che abbiamo capito, sì, è vero che è stato infettato da uno zombie e che poi morirà all'interno della stazione ucciso da Leon. Marvin, per me, ha avuto un ruolo molto importante in questa serie, perché infatti è stato un eroe come il tenente Mikhail. Qui abbiamo un altro personaggio, Robert Kendo, che come vi ricordate lo abbiamo visto nella prima volta in Resident Evil 2. Buonasera Power, benvenuto in live. Robert Kendo, anche lui doveva essere in origine un personaggio giocabile nella versione originale di Resident Evil 2, ovvero nella versione 1.5. Purtroppo, in seguito ai seguenti cambiamenti, non venne più utilizzato. Fu presente solo in una parte canonica nel gioco quando Leon entra nell'armeria e viene in seguito ucciso dagli zombie. Qui viene riaggiunto nel filmato quando incontra Jill Valentine, che Jill gli offre richiede di venire con lui, ma lui si rifiuta categoricamente per non lasciare sua moglie e sua figlia, ovviamente. Quindi si può dire che è fatto abbastanza bene, soprattutto quando indossa questo cinturone militare e il suo amato fucile a pompa, arma vista specialmente in Leon. Come vi ricordate, lui è uno dei personaggi della campagna Ghost Survivor, la DLC gratuita proprio del primo Resident Evil 2. Qui abbiamo i cani zombie, i Cerberus. Però ho notato che qui non camminano come nel secondo. Vi ricordate? Si bastava premere X e camminavano subito. E qua, ecco qui il nostro amato Nemesis nella cosiddetta seconda mutazione.
Ciao Kawai, benvenuto in live. Come stai? Sei uno streamer? Se mi dici un po' chi sei, potrei anche scambiarti il follower. Qui c'è una piccola regola, Kava. Prima di tutto dimmi chi sei e che cosa fai. Perché la prima regola: non si fanno spam nei canali altrui. Se me lo vuoi scrivere pure in privato, io ti rispondo. Allora, ragazzi, come vedete da questa versione seconda di Nemesis, è molto diverso rispetto al Nemesis originale visto in Resident Evil 3. Questo Nemesis, la sua caratteristica, ci fa ricordare parecchio la versione del modello Tyrant G della quarto stadio di Birkin. Infatti, questo essere, come potete vedere, cammina su quattro zampe. L'effetto, specialmente dei brandelli della sua tuta, è abbastanza realistico, si può dire. Qua notiamo ad esempio che perde completamente il naso e gli occhi e riacquista un po' il suo volto originale. Qui sotto, come notate, si vede un punto debole, il suo cuore, che non è altro che il parassita del ceppo di Alpha Nemesis. Posso dirvi che è abbastanza carino, è abbastanza realistico e fa paura per chi viene descritto così, però ciò nonostante molti fan l'hanno un po' criticato perché non è molto apprezzato. Comunque vorrei ringraziare la cara Chiara che mi ha lasciato il follower prima. Ragazzi, vi presento Chiara, anche lei è una streamer che sta portando Fortnite. Vi ricordo di passare da lei e di lasciargli un bel follow. Dimmi, ma ci sei ancora? Sto aspettando una risposta. Io scambierei molto volentieri il follow se mi dici chi sei e che cosa porti di bello in live. Ragazzi, anche il mio compagno di avventura Fabio Deca è appena entrato in live, anche lui con Resident Evil. Lo so, io ti ho risposto un po' per quello che è successo, è vero, la Capcom ha commesso un po' troppi errori in questo Resident Evil.
Lo so. Lo so, diavolo, credimi. Mister X e Nemesis. Sai, Diablo, che nel fumetto di Resident Evil 3, il Biohazard la escape, Nemesis affronta Mister X e vince l'incontro. Lo massacra. Dopo essere stata salvata da Carlos, Jill riprende conoscenza e apprende la notizia che un missile sta per essere lanciato a Raccoon City con l'obiettivo di cancellare definitivamente la città. L'unico modo per fermare il lancio di missili è ottenere il vaccino. Jill decide così di raggiungere Carlos nella struttura sotterranea dell'Umbrella. Ragazzi, anche la nostra bella Ellie Channel è appena entrata in live. Ecco qua. Sto un attimo leggendo un messaggio. Un mio amico in comune con Fabio sta con influenza, mamma mia. Adesso vedrai il finale, dammi un po' di pazienza. Ho avuto un contrattempo oggi, ragazzi, lo so. Per questo lo sto facendo adesso. Perché probabilmente domani starò un'altra volta con un contrattempo e non riuscirò a fare una live decente senza non parlare, avete capito? Per questo non ho giocato. Ecco un altro bossello. Allora. Tanto adesso tengo un po' di spazio, penso che tu abbia posso pure tenerle. Ehi, hey, Suba, buonasera e benvenuto anche a te in live. Ragazzi, vi presento Suba, anche lui è uno streamer, porta vari giochi, vi ricordo di passare anche da lui e di lasciargli un bel follower. Anche il nostro The Digital Dog è appena entrato in live, ragazzi. Perfetto. Ok. Benissimo, siamo pronti? Allora, leggiamo il documento intanto.
avviso sulla piattaforma. A tutto il personale, è stato riscontrato un problema all'impianto elettrico che provoca sovraccarico all'interno dell'apparato, in caso di utilizzo di più macchinari pesanti allo stesso momento, con la conseguenza esplosione dei fusibili. Nel caso in cui questo problema dovesse verificarsi operando con la piattaforma, si prega di utilizzare i fusibili nella centralina secondaria presente nella struttura per ripristinare la corrente della piattaforma il prima possibile. Lo so, diavolo, credimi, credimi, lo so benissimo. Purtroppo, allora, io che ho seguito le fasi di progettazioni, ho letto ogni commento, ogni articolo, e la Capcom aveva detto che avrebbe rilasciato i vari mostri, corvi, eccetera, eccetera. Purtroppo hanno deluso un po' tutti per questa situazione. Eccolo là, Nicolai. Beh, sì, è vero. All'inizio il prezzo era sceso di parecchio. Prima stava a 40 euro, adesso l'hanno rimesso al prezzo originale di 60. Ok. Vuoi giocare, Nicolai? Non c'è problema. Merda! Questo non muore! Questo non muore! No, è impossibile! Questo è lo zombie special che ho visto l'altra volta! Ci mancavano anche. Però a me non l'hanno inserito una di queste cose. L'essere che avete appena visto, se vi ricordate nei primi Resident Evil, queste erano le cavie da laboratorio utilizzate nel virus T, erano cadaveri all'inizio. A quanto pare, oltre ad essere tornati in vita, questi adesso hanno pure una facoltà di stare in piedi e sono parecchio resistenti. Beh, io modestamente ho lui. Quindi, dovrà vedersela con me. Però devo dire che non fa per gli scherzetti, eh. Sì, anche quello.
Un vicolo cieco. No, aspetta. Ok. Dimmi pure. Adesso che noto, ma qua è la stessa mappa che vedo in Resident Evil Resistance. Ah, ho capito. Sbucato. Ma non l'ho proprio visto. Guardano poco. Mannaccia la miseria. Ehi, Narumi, buonasera. Ah, benvenuto anche a te in live. Ragazzi, presento Narumi9422. Anche lei è una streamer, porta vari giochi. Vi ricordo di passare da lei e di lasciare un bel follower. Ok, non ti preoccupare. Rigenera. Si rigenera. Ci mancava anche lo zombie rigeneratore. Buonasera Kratos, benvenuto anche a te in live. Eh sì, si può dire che sono arrivato all'ultima parte.
Un vicolo cieco. No, aspetta. Stasera siamo tutti quanti a portare il finale di Resident Evil, io e Fabio. Ne vedremo delle belle stasera. È morto. Ah, si ammazzano, però ci vogliono più colpi. Si ammazzano, ci vogliono più colpi. Buona a sapersi. Sono più tosti, però ci vogliono più colpi. Ok. E sono due. Mi sono perso un pezzo e un'arma. Dove sta questa valigia? Sotto, devo scendere. Ah, eccola qua. Perfetto. Altra polvere. Allora.
muori. Una volta e per sempre. Secondo solo. Vedo che anche la coppia Stream e Daraton sono entrate anche loro in live. Anche la nostra Emily del 400, Emi Not, Yeye, Extra Might e anche Liquid Snake. Ok, direi che ci siamo tutti. A posto. Però sapete una cosa che ho notato? L'erba blu non ci sta più qua. L'avete notato anche voi? No, e vabbè. Allora. Abbattuto. Ah, cacchio, ho dimenticato il fusibile. Fantastico. Fammi andare a recuperare il fusibile, l'ho dimenticato. Dimenticato di prendere il fusibile, che cretino.
Un piccolo errore capita. Ah, non ho preso il fusibile. No, solo due. Ah, ecco dove sta. Sta di qua. Come ci arrivo di qua? Un appunto, note dell'impegno. 12 settembre, inviati al N2, maschio 45, femmina 32, smaltiti maschio 60, femmina 89. 15 settembre, inviati al N2, maschi 55, 19, femmine 52, smaltiti 76. Restituiti femmine 8 non infette. 22 settembre, inviati da 2 maschi 25, 22 e 15, femmine 16, 21, 29. Smaltite 6 esemplari maschi, 9 esemplari femmina. La quantità degli esemplari da smaltire aumenta quotidianamente. Smaltire 20 esemplari di età maggiore dei 30 anni. Mamma mia, 24 settembre, un'infermiera ha notato i trasferimenti notturni, ingressi da strutture sotterranee, interrompere temporaneamente. Porca miseria. Mi dispiace. Con calibro 50 ti apro in due come un'ostrica. Ok, ci sono tutti. Ecco fatto, abbiamo raccolto anche il terzo fusibile, possiamo procedere. Qua dice che ho lasciato la roba. Eh sì. Per questo fatto faccio un'eccezione per lui.
Ok. Wow, pure un colpo di lanciagranate. Non li ha stesi, incredibile. Merda, troppo tardi. Cosa faceva qui? Rapporto incompleto. 26:09. Ore 13, infiltrazione in RC. Pochi episodi di disordine, inizio della missione. 5 agenti dell'RPD hanno ingaggiato un gruppo di 20 individui. Gli agenti sono stati eliminati in 20 minuti. 27, ore 12, luogo del test, università. Condotto un gruppo al campus assieme ai dei cani. 64% degli infetti trasformati in due ore, 0 sopravvissuti. Ore 11, rendezvous, vabbè. Con il plotone MV effettuato una prima prova all'alba. 28, no. 9. Condotto un gruppo alla postazione di comando, risultato scontri notturni con numerosi soldati, video allegato. Ore 8, terminati gli scontri, 7 sopravvissuti. Ore 18, arma biologica sconosciuta inviata al punto D18 e sotto osservazione con gli ordini. Sembra essere alla ricerca di qualcosa. Ore 20, entrato in contatto con due membri della STAS, uomo infetto e una donna, arma biologica all'inseguimento della donna. 29, no, ore e mezza, ore 000, donna G. Valentine è entrata in contatto con il plotone. L'aspetto del combattente dell'arma biologica corrisponde a quello del progetto N, verificato in corso. Ore 4. L'arma biologica è in grado di usare armi convenzionali. Il suo unico obiettivo sembra essere l'eliminazione di GV e conoscere l'intera planetaria della città. Questo significa che può essere programmato. Ore 7. Rilevata metamorfosi dell'arma biologica provocata da uno scontro con G. Video allegato. G è rimasto infetto attualmente priva di coscienza e raccolti campioni come ordine. 39. Sono passate più di 17 ore da quando G è stato esposto al virus. La trasformazione si è stata rivelata molto lenta a causa della sua probabile resistenza. Ore 4. Vaccino recuperato e somministrato da CIO che serve Carlo Solivello, un soldato del plotone di MV. GE dovrebbe tornare in operativa tra 20 ore. Ormai è chiaro che l'arma biologica menzionata, il progetto N, ogni incontro con. Non so, farò in modo che entri nuovamente in contatto per ottenere altri dati. Sì. Jill. Tyrell. Ce l'ho fatta. Vogliono negoziare. Annulleranno l'attacco se... E questo non ti piacerà. Se gli consegneremo il vaccino. Prima del lancio. Quanto tempo abbiamo? Qualche ora, forse. Allora vediamo di darci una mossa. Di qua. Allora. Ecco fatto. Comunque, come sapevate, Nicolai era un supervisore. Lui e altri ufficiali dell'Umbrella, da grado si presume da sergente e sergente maggiore, avevano avuto il compito di registrare tutti i dati dello scontro. Mikhail, io penso che prima di morire l'avesse già capito che fin dall'inizio la missione di soccorso non era altro che una copertura dell'Umbrella. Lo scopo originale dell'Umbrella era quello di raccogliere i dati proprio dell'incidente di Raccoon City. Come avvenne nella villa, anche lì furono raccolti tutti i dati di ricerca sul seguente scontro. I membri della STARS, i soldati della UBCS, in pratica avevano registrato ogni particolare di quello che era successo. Con l'incidente di Raccoon City, infatti, avevano calcolato che nella polizia, nell'esercito, nella UBCS Security erano riusciti a fermare l'avanzata degli zombie. Infatti, fin dall'inizio
L'Umbrella ha sfruttato al meglio l'incidente. Non c'erano solamente gli zombie, infatti, dopo che avevano anche lanciato 5 armi bioorganiche per la precisione in modello Mister X, un intero plotone di soldati americani erano stati completamente decimati proprio all'interno dello stabilimento chimico, per la precisione nella sezione B dell'area dei test. Con tutte queste prove, io penso che allo stesso tempo anche il governo aveva capito che niente avrebbe potuto fermare l'avanzata. Infatti, presumo che quando avessero perso i contatti con le due squadre, una che era stata inviata nella struttura sotterranea del laboratorio, un'altra nell'area B, evidentemente ormai erano spaventati. Nicolai, in effetti. Lui ha fatto il doppio gioco per un motivo. A. Lui lavorava per Vladimir. Vladimir l'aveva mandato per recuperare tutti i dati. E B. Allo stesso tempo aveva trovato qualcun altro, un altro compratore. Non vi so dire chi fosse. Io avrei delle teorie. Molto probabilmente o sono stati quelli del governo, o può essere stata una sola persona che voleva anche allo stesso tempo la morte di Jill e di tutti gli altri membri della STARS, e quella persona poteva trattarsi di Albert Wesker. Approccio, fammi creare. Wow, finito pure la munizione della pistola. Come ho già detto, questa è solo una delle mie tante teorie. Non ve lo so dire se è vero oppure no. Forse il bacino è più avanti. Hai bisogno di fermarti? Fermarmi? Perché? Vai, ti copro. Io non credo, Muoviti. perché in Chiudiamo verità questo. Alex, lei è rimasta nell'ombra. Io non credo che lei non ne sapesse assolutamente nulla di quello che stava succedendo a Raccoon City, visto che aveva incinato la sua morte. Pericolo imminente. Servirà una chiave. Ecco un altro appunto. Regolamento degli impiegati del Nest 2. Avvisa a tutti di vedere nessuno. Gli obiettivi di questo centro di ricerca sul virus si differiscono da quelli del Nest, il centro di ricerca principale. La nostra missione è combattere l'arma biologica di nuova generazione attraverso lo sviluppo di un vaccino per i virus T e di armamenti in grado di eliminare tali tracce. Infatti, come ho già detto, la struttura ospedaliera aveva solo lo scopo di sviluppare vaccini contro le armi bioorganiche, quindi aveva tutto un ruolo secondario, per questo la struttura fu messa separatamente. Questo lavoro può essere estremamente pericoloso, pertanto è categorico che tutti i dipendenti
Denti osservano scrupolosamente le regole della sicurezza. Si ricorda inoltre che l'ingresso del personale non autorizzato, la diffusione di informazioni reali fuori dalla struttura verranno puniti severamente. Ricordare sempre che fa parte di una grande azienda di ricerca nel mondo è un privilegio. Rispettare le regole, insieme potremo creare nuove evoluzioni tecnologiche. Mappa del Nest. Ok. Che bella notizia. In verità no. Allora, a parte che questo non si chiamava il Nest. Il vero nome completo era Alveare, come fu usato nel film. L'alveare era una struttura di vari settori laboratori che erano tutti collegati tramite dei tunnel. Il laboratorio principale si trovava sui Monti Arcane, collegato tramite una seguente di tunnel sotterranei. A sua volta era connesso il centro di addestramento e questo tunnel collegava fino a Raccoon City. La struttura del laboratorio era separata da quella dell'altro laboratorio, infatti il laboratorio dell'ospedale era separato. Si può dire che fosse era un po' collegato tramite i livelli sotterranei, ma era completamente separato dalla struttura principale che si trovava esattamente nel centro di Raccoon City. Quando ci fu l'incidente nella villa, i tunnel vennero fatti esplodere proprio per contenere l'infezione. Qua vi posso dire che però a livello della mappa la Capcom ha fatto solamente un casino. Eh sì, benvenuto a Cattain Live, Mike. Però comunque qua hanno fatto troppi casini, eh. A parte che non era una struttura così grande il laboratorio nell'ospedale, era una piccola struttura separata. Muori. Diario di Asa Games. La paga era buona e le condizioni ottime, ma più di tutto mi avevano promesso che avrei potuto contribuire allo sviluppo delle più avanzate tecnologie del campo medico. Per un insegnante di università di provincia come me era un'occasione che si presentava una sola volta nella vita. Ho deciso di non farmela scappare, ho convinto la mia famiglia e ci siamo trasferiti qui a Raccoon City. Che dire, col senno di poi forse sarei rimasto nella provincia. Qui dentro conducono crudeli esperimenti volti allo scopo di uccidere gli esseri umani nel modo più atroce possibile. È un inferno e il mondo deve sapere per quello che succede qui. Molti sono stati i momenti in cui ho pensato di raccontare tutto alla stampa, ma poi ho pensato a Penny e alla piccola Casey. E non credo che sia una buona idea. La Umbrella controlla questa città. Un dipendente è stato sorpreso mentre tentava di trafugare alcuni segreti industriali. Si sono sbarazzati lui dando l'impasto a un beta. Ci hanno costretto ad assistere tutta la scena. Sono stato io a aver trascinato mia moglie e mia figlia in questa città. Per ora devo solo pensare a fare il mio lavoro e a fare ciò che mi dicono per il loro bene. Che questo sia il mio testamento per dire al mondo che ho ancora una coscienza, che mi sia di lezione. Però, mi sa tanto che questo l'ha capito già troppo tardi. E pensare che tutta questa roba si trovava nell'alveare, cioè il laboratorio originale.
Estratto sulla sintetizzazione dei vaccini, il ruolo degli antigeni e individuo della sintetizzazione dei vaccini, dottor Nathaniel Bard, ricercatore campo dello Spencer Memorial Hospital. La sintetizzazione di un vaccino nella maniera più efficace possibile richiede due elementi principali, uno antigene e un adiuvante. L'antigene produce un'adiuvanza all'interno del corpo, l'adiuvante ne amplifica invece l'effetto con estrema rapidità. Grazie alla combinazione di questi due elementi è possibile creare una potente base del vaccino. Processando il preparato con i nostri macchinari è possibile creare una grande quantità di vaccino con una facilità senza precedenti. Inoltre, grazie all'impiego degli ultimi campioni di antigene e individuanti creati, verrà garantita una produzione di anticorpi 1000 volte superiore a quella della tradizionale. Questo non solo renderà il vaccino più efficace, ma contribuirà a eradicare l'infezione. Perfetto. Figurati, Power. Però che casino. Pa 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 pa. Sono due. Inseriamo la chiavetta. Scusate un secondo. Terra! Ok, Un via. campione di antigene. Ne avrò bisogno per creare il vaccino. Non vale. Visa di spedizione, contenuto del carico Nemesis, data di spedizione 1 settembre 1980, materiale pericoloso, nota aggiuntiva, all'interno del transito elicottero si prevede effettuare operazioni di decollo ad atterraggio con massima delicatezza, il carico potrebbe
in seguito a forti impatti. Qui alla divisione europea aspettiamo con ansia la vostra valutazione e qualsiasi altro commento relativo al nuovo prototipo che affido volentieri per i dovuti test. Il soggetto ha già superato diverse fasi di collaudo, ma possiede un enorme potere distruttivo. Per questi motivi vi esortiamo ad esercitare massima cautela durante l'utilizzo. Tu, Elmar Frank, capo progetto. Tu! Ma ha mangiato? Ok. Che situazione? Codice di sblocco. Ecco qua. Il mio terzo salvataggio. Fino al termine dell'evacuazione.
muori. Oh, ma qua ci vuole artiglieria. Oh, aiuto! Affanculo. Figurati. Ah, un campione di antigeni. Ne avrò bisogno per creare il vaccino. Questi zombie, infatti, sono gli stessi che si vedono anche nella DLC Ghost Survivor, quando prendiamo il controllo della figlia del sindaco. Non muoiono subito, infatti li puoi solamente ferire. Un altro appunto. Tazzate, eh? Ultima lettera di uno scienziato. Alla fine è successo quello che non tutti temevamo. Il virus T è riuscito a diffondersi. Seguendo gli ordini del dottor Bard, sto per avviare la produzione del vaccino. Ho preparato una coltura antigenica nel virus T. Ora tutto ciò che ho bisogno è combinarlo con potenziare la risposta immunitaria per produrre una quantità sufficiente di vaccino. Così da poter salvare gli abitanti di questa città. I campioni eventi sono conservati nel laboratorio con le incubatrici. Alcune cavie stanno già infestando. Devo trovare un modo per ottenere i campioni mentre la coltura antigenica si sta sviluppando. Se non dovessi farcela, prego chiunque legga questo messaggio di completare la sintetizzazione e trovare un modo per fermare questa epidemia. Siamo tra i responsabili di questo orrore e è il nostro dovere porre rimedio. Da quello che state leggendo, molti scienziati dell'Umbrella in effetti hanno cercato di rimediare ciò che è accaduto. Hanno fatto tutto il possibile per sistemare le cose, ma la situazione purtroppo è andata male. Sono stati tutti uccisi. Dai soldati dell'Umbrella, in pratica è stato un vero massacro. Oh, uno spray medico. Questi sono dei Tyrant.
Sì, questi che state vedendo sono i Tyrant, per la precisione sono il modello Mr. X. Questi Tyrant, come voi vedete, la maggior parte di loro sono dei cloni geneticamente creati con l'utilizzo del DNA di Sergei Vladimir. Non so molto al riguardo, solo che ho letto alcuni commenti tempo fa dai fan, ma a quanto pare Sergei fu scelto proprio perché il suo DNA sembra che si adattasse completamente al virus T. Come vedete, in queste incubatrici ci sono alcuni dei suoi cloni, e da quello che vedo dalle seguenti malformazioni si direbbe che questi sono dei prototipi mal riusciti, ma ciò nonostante sono tenuti sotto stretto stasi in modo da essere utilizzati forse per altre ricerche future. Vedete? Guardate, alcuni di loro hanno delle malformazioni dovute all'utilizzo del virus T, in effetti. E questi sono gli Hunter. Mi spiace. Sì, è vero, è così. Ecco fatto, almeno ho fatto pure il lanciagranate. Allora, direi che devo metterlo un appunto. Lettera di preoccupazioni. Mio stimato collega dottor Frank, la prego di accettare le mie sincere congratulazioni a lei e ai suoi colleghi dell'Umbrella Europe. Il completamento del Nemesis, un eccezionale conseguimento nel campo della ricerca delle armi biologiche. L'idea di introdurre un organismo parassita nel cervello di un target con lo scopo di controllare l'esterno è stata di poco stabilmente. Tuttavia, da un punto di vista perfettamente medico, non posso esimermi l'esperimento il mio disappunto per questo cambio di rotta nelle politiche dell'Umbrella. Introducendo l'utilizzo di parassiti, viene difatti a crearsi un pericolo precedente. I virus possono essere soppressi e credo di fermare che sia possibile sviluppare un vaccino per ogni tipo di virus esistente al mondo, con necessari finanziamenti e un numero di campioni adeguato naturalmente. Ma per quanto riguarda i parassiti, invece, i medici hanno provato inutilmente a sviluppare un vaccino per la malaria. I parassiti come sono geneticamente molto più complessi del virus T ed è follemente pensare di poterli controllare. Forse il nostro paese riuscisse a vedere una senza riferimenti, ma qui in America le cose funzionano diversamente. È anche vero che lei ha una laurea in economia, quindi sono certo che avrà già elaborato un brillante strategia di marketing per convincere i direttori. Spero che presto di parlare direttamente con lei il mese prossimo al Forum di Berlino. Nel frattempo cercherò di trovare una soluzione in abito medico in questo nuovo problema che ho causato. Coordinamente Natal Braid, FF. Quindi il suo nome è Nemesis.
Oh, ragazzi, riconoscete questo pupazzo? Pensateci bene, questo è stato uno dei tanti primi titoli della Capcom. Chi è? Guardate, c'è pure una fotografia là sopra. Ecco fatto. Pure Raffo, stiamo proprio. Stasera siamo tutti in live per Resident Evil. Ok. Ma accoppato. Sei bannato, Power, come mai? Eh sì. Speravo di correre fin là, invece no. Ah, cacchio. Ho capito. Ok ragazzi, fermo un attimo un secondo per riprendere un po' le energie. Vedo che anche la nostra bella Silvia la Pippi è appena entrata in live con Fortnite. Anche la nostra bella Isabella. Maniacs. Anche la nostra bella Narumi che sta a portare No Blood Right.
Stasera siamo in parecchi in live. Il nostro Grey. La nostra bella Miner che sta portando i suoi disegni artistici. Il nostro Game Cycle Rampo Tom Clancy's. Te ne vai, Diablo? Non vuoi vederti lo scontro? Secondo me, ragazzi, dovrei assumere una segretaria, eh. Cioè, tengo tanti compagni che stanno in live, anche Elston sta in live, Lucio, Pippo, mamma mia, stasera siamo proprio in tutti in live, mi sa tanto che stasera Twitch la facciamo diventare rovente. Comunque ragazzi vi ricordo che se lo finisco stasera, domani, se non ho interruzioni, farò una recensione di Resident Evil 3 Remake, parlando un po' di ciò che non è stato messo e di ciò che è stato scartato. Liquid infatti lui già l'ha finito Resident Evil e adesso sta portando la cosiddetta campagna multiplayer da Resistance. Io vedrò di fare qualche partita, però senza offesa non è che mi piace assai, perché questo gioco mi fa ricordare parecchio Umbrella Corps, un altro drastico fallimento di Resident Evil che la Capcom ha cercato di passarlo per un survival. Figuratevi che adesso in digitale sta 5 euro. Io non lo prendo nemmeno copia fisica, veramente. Non lo prendo proprio. Mamma mia, incredibile! Che? Per forza un colpo di magnum per stendere questi. E che fa? Rientri! Ah, cacchio. Ragazzi, aspettate un secondo.
Mi si stanno scaricando le cuffie. Ok, per mia gran fortuna che le cuffie della Sony che ho comprato, edizione Gold, a soli 30 euro anziché 100 euro, con tanto di cavetto e un abbonamento di Fortnite che ho già usato. Quindi il suo nome è Nemesis. Ok, direi che ho preparato tutto. E sono due. Allora. Ecco fatto. Siete carichi? Siete pronti? Ma è uno scherzo, dite? Mannaccia miseria, ne erano tre.
Ecco le cartucce. Parte. Eh sì, ho visto, visto, visto. Inserire il siero nell'alloggiamento. Azzo! Ma questo come si fa? Qualche appunto l'ho lasciato da qualche parte, controllare. Ah, devo fare 50 e 50, ok. Esagerato. Allora, devo seguire una giusta sequenza. Vediamo, questo arriva già a 20 su 30. Questo già arriva. Centrale. Allora, questo già arriva a 30. Questo arriva. Questo mi va a 40. Ok. Sintetizzazione in corso. Sì. Sintetizzazione completata. Rimuovere ora i contenitori. Mancava anche lui.
Non male. Due. So tre. E so quattro. Ho preso le erbe. Ho solo un'erba rossa che non mi serve. Ecco qua, e questo è il mio ultimo salvataggio. Ma che razza di posto è questo? Ah, l'erba rossa. Vabbè, se esce qualche erba verde posso combinarla. Affronta il Nemesis. Io registro i dati di combattimento e li vendo. Fai del tuo meglio e forse non mi servirà il vaccino. D'accordo? Bene. Thank you.
sei tu! Carlos! Stai bene! Individuo io per te. Ok. Adesso facciamo un bel giochetto. Attenta, in compagnia! Tutti zombie mi capitano tra le mani.
Arti, ormai è quasi fatta. Dove diavolo sei? Devo riprendere il vaccino. Sì, questo è vero. Medikit. Dati tecnici e l'arma. Nome del progetto: Feron Infant Next Gen. Cannone per infanteria nuova generazione. Nome codice: Finger. Cazzo, hanno pure cambiato il nome dell'arma. Che in verità aveva il nome di un'arma sacra, come la lancia di Longitum o la spada di Paracento. Ma guarda, esterni esercito degli Stati Uniti d'America. Infatti. Scopo del progetto: sospensione delle armi biologiche di nuova generazione in caso di perdita di controllo. Note aggiuntive: incredibile potenza di fuoco consente di non lasciare alcuna traccia del bersaglio eliminato. Quest'arma è davvero cazzuta e Tarant fa capricci. Fagli vedere che il Finger e il problema è risolto. Alla potenza di fuoco che stava cercando sarebbe effetta se fosse possibile regolare la potenza d'uscita. La modalità sul campo potrebbe essere un problema e se venisse migliorata la piattaforma richiede più punti di ambientazione. Questa potrebbe creare problemi sull'applicazione pratica. È possibile avere una singola fonte di alimentazione. Allora, più o meno alcuni anni dopo, durante le fasi di progettazioni, l'Umbrella, con la collaborazione proprio veramente dell'esercito, sviluppò un'arma a particelle neutroni. Il nome originale era conosciuta anche come la spada di Paracento o la lancia di Longitum, che come ricordate Shinji Mikami si era molto ispirato a miti e leggende della divina Grecia o dei temi della religione cristiana. Visto che i Tariant allo stesso tempo erano stati progettati come misura di emergenza contro le armi bioorganiche, anche proprio i Tariant rappresentavano comunque una minaccia. Quando venne progettato il primo prototipo di Tariant, il modello T-001, il primo modello riscontrò un difetto del controllo. Infatti, il primo prototipo venne distrutto, un altro venne messo in stasi e usato proprio per risolvere questo difetto. Wesker progettò in seguito il progetto Tyrant 002, ma ciò nonostante non riuscì a risolvere quel difetto. Sergei, durante la progettazione del modello Mr. X, riuscì comunque a risolvere questo problema. Infatti, come avete ben visto, il Tyrant Mr. X aveva la caratteristica di un umanoide. Questi prototipi vennero infettati infatti da una variante di un parassita alternativo del T-Alpha Nemesis, meglio noto come fosse conoscete Lost Plagas, il parassita che avete visto in Resident Evil 4.
Infatti, anche il prototipo T-Alpha Nemesis che venne infettato con questo seguente parassita dimostrò comunque di avere un certo controllo. Ma durante alcune fasi dei test, a quanto pare, quando i Tarant subirono parecchi danni e causarono una seguente mutazione, il dispositivo di controllo purtroppo si guastava e quindi era impossibile controllare queste armi bioorganiche. E fu così che l'Umbrella progettò un'arma che poteva distruggerli. Infatti, furono progettati due di questi cannoni. Il primo è questo che state vedendo qui, ma a differenza di questo, l'originale era grosso quanto una locomotiva. L'altro era un prototipo di una versione più ridotta che fu sviluppato in Antartide. Poi venne sviluppato uno stesso modello anche durante il Resident Evil The Amir. Ok. Vabbè, si può dire che non c'ho più niente. È finita. Dammi il vaccino, figlio di puttana. No, 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 no. Tu porti denaro. Io amo il denaro. Possiamo diventare soci io e te. Ora butta l'arma. Hai mai visto una creatura così incredibile? I suoi dati potrebbero valere milioni. Ma... sai com'è, no? La città sta per esplodere. E per te la vita non ha prezzo. Buona fortuna! Nicolai! Jill! Insegui Nicolai! Ha preso il vaccino! E tu che farai? Non abbiamo più tempo. Me la caverò. Ne sono certo. Ok. Sai una cosa? Ora ti ammazzo una volta per tutte. Ecco qua. Siamo giunti proprio nell'atto cruciale. Questa è l'ultima mutazione. Che qua si può dire che hanno parecchio esagerato di grandezza, veramente. Comunque. Quando vi ricordate, quando Nemesis venne sconfitto proprio nella sala di smaltimento, durante lo scioglimento, il parassita ciò nonostante non era del tutto morto. Utilizzando ciò che restava del corpo di Nemesis, si era fuso con tutte le altre creature presenti nello smaltimento. Ha assorbito qualsiasi altra cosa. E infine, nella versione originale, ovviamente si era nutrito anche ciò che restava di un prototipo. Di un modello Tarent T103 evoluto. Riattivarlo.
Oh. Devo distruggere un po' meglio i bozzoli. Lo so, lo so. Devo riprendere il vaccino. Ecco fatto, crea la pistola. Apertura scontata. Ora si ragiona. Un'altra volta, mannaggia miseria. Preferivo qua, dopo premevi R2, L2 e facevi subito le combo senza problemi. Era la migliore. Devo riprendere il vaccino. A me non hanno messo la canzone dell'originale. Una fonte energetica rimasta.
è bastato! Ora ti sistemo io! Finalmente. Allora potrei dirvi che questa boss fight non è affatto male. Però la boss fight originale era la più bella, quando Jill afferrava la Magnum e diceva: volevi la Stars? Te la do io la Stars. Quella per me rimarrà una delle boss fight più belle della storia, veramente. Vediamo un po'. Eh sì, proprio quella. L'hanno inserita durante l'inseguimento di Jill, in effetti. E non mi importa. Gli ordini del mio cliente sono di distruggere la Umbrella. 10 minuti all'impatto del missile. Hanno lanciato il missile. E ora esco di scena. Addio, Jill Valentine. Avreste dovuto ascoltarmi al momento giusto. Sparagli! Ma colpirai anche te! Fallo! Devi farlo! Non c'è altro modo! Carlos! Ehi! Te l'ho detto che non puoi stare senza di me! Ci è mancato poco!
Perché lo hai fatto? Ogni cosa ha il suo prezzo. Persino ridurre il mondo in cenere. Dimmi per chi lavori. Te lo dirò se mi tirerai fuori di qui. Pagherò qualsiasi cifra. Sei una stupida. Sei una stupida! Se morirò, non saprai mai la verità! Preferisco scoprirla da sola. Jill, tutto ok? Ci siamo. Adesso è finita. Addio, Raccoon City. Fu come se l'esplosione avesse spazzato via anche tutte le mie emozioni. Non era stato un virus a causare questa terribile tragedia. Ma la verità. L'avidità umana. Promisi a me stessa che la Umbrella avrebbe condiviso le sue ceneri con Raccoon City, che l'avrei distrutta per sempre. Ecco qua, ragazzi, e abbiamo finito Resident Evil. Ma qua vedo che ci sono alcuni membri del vecchio staff originario. Allora, posso dirvi che il gioco non è male, però hanno tolto troppe cose in questo Resident Evil. Ad esempio, nel finale era Barry che salvava Jill e Carlos. Nikolai che veniva ucciso da Nemesis. Comunque, io do una valutazione comunque neutrale. Il mio dispiacere è che hanno fatto un po' troppe modifiche. Risparmiare, specialmente per risparmiare. Questo remake si può, io lo classifico come incompleto, in effetti. Allora, il voto rimane uguale, da 7,5 all'8. Poi direi che, come hai detto tu, Diablo, io il voto gli darei un 6, visto per la mancanza di alcuni particolari, soprattutto che nella campagna gli enigmi sono stati pochissimi rispetto all'originale, pochissimi proprio. Sono state tagliate scene che è vero che ci voleva un po' di tempo, come ad esempio andare a raccogliere la chiave inglese, procurare il carburante nella stazione di servizio, visitare la stazione di polizia di Raccoon City, lo scontro contro i verme. Cioè,
sono particolari che hanno tolto, particolari che davano qualcosa in più a Resident Evil. Thank you.
10 ore e un minuto. Vabbè, che posso fare? Me lo sono voluto gustare tutto, filmato, eccetera, eccetera. Bene ragazzi, e così abbiamo concluso la campagna definitiva di Resident Evil. Come avete potuto vedere dal filmato, Raccoon City viene completamente distrutta da un attacco nucleare. In Resident Evil Outbreak, il governo o l'Umbrella costruisce un impianto conosciuto come RIACI. Questo impianto studiava gli effetti della contaminazione del virus T in seguito dopo l'esplosione nucleare. Questo è tutto quello che vi posso dirvi perché dopo Outbreak Phase 1 e Phase 2 la serie non venne più continuata dopo alcune, diciamo, discussioni da parte del team di Mikami, che poi in seguito si era separato dopo che lui lasciò la Capcom. E si può dire che poi la Capcom stava abbandonando del tutto il progetto Survival Horror per dedicarsi più all'action, cosa che avete ben visto anche in questo capitolo solo in parte. Dopo gli eventi che si sono svolti, avverranno più o meno a distanza di circa qualche settimana dopo all'incidente di Raccoon City in Resident Evil Survival, dove Shutter Island, un'isola che si trovava proprio all'interno di Raccoon City, avverrà l'ennesimo incidente. Un mese dopo, durante l'inchiesta che avvenne all'interno dell'Umbrella e in seguito del governo, visto che non tutte le prove andarono distrutte, perché durante le fasi di indagini si scoprirono che purtroppo il governo, malgrado, venne un po' scoperto. Infatti, circa un mese dopo, il presidente degli Stati Uniti dette le dimissioni riguardanti l'incidente di Raccoon City, non dando spiegazioni a riguardo. Infatti, le prove sostenevano che il presidente sapeva di quello che stava succedendo e che aveva preso la responsabilità di nascondere un terribile segreto. Infatti, una mia ricostruzione, quando decise di avviare l'Operation Raccoon City, che comprendeva la distruzione della città, sapeva di prendere una grande responsabilità in seguito, perché anche se la città fosse andata distrutta, molti sarebbero caduti e molti infatti caddero, ma non tutti. Infatti Simus, come voi vi ricordate, il segretario della sicurezza nazionale, egli rimase pulito e anche alcuni altri membri del governo, perché tutti i testimoni che conoscevano quel segreto erano morti o scomparsi. Quello stesso mese purtroppo avvenne un ennesimo incidente anche su una nave da crociera gestita dall'Umbrella, che in verità si scoprì essere uno dei loro laboratori mobili e un loro impianto di ricerca in Cina. Ciao Perford, grazie per l'hosting, benvenuti in live. Ragazzi, vi presento Perfido, anche lui è uno streamer, porta vari giochi. Vi ricordo di passare anche da lui e di lasciargli un bel follower. Ecco qua. A quello stesso tempo, che ovviamente non vedremo i personaggi principali, infatti Resident Evil Survival e Resident Evil The Amiens, anche conosciuto come Survival 4, saranno gli unici Resident Evil in cui non vedremo tutti i personaggi principali della serie. Tutto bene, grazie Perfo. Ho appena concluso Resident Evil e stavo facendo un riassunto del cosiddetto epilogo. Anche con gli sforzi, soprattutto di questi agenti dei servizi segreti americani e cinesi, ma in verità loro non sapevano che fin dall'inizio stavano facendo anche una sorta di gioco, perché l'Umbrella era diventata una delle più potenti organizzazioni globali e anche la Cina era coinvolta nel finanziamento del progetto delle armi bioorganiche. E avevano inviato un loro agente per raccogliere le prove, ma allo stesso tempo di distruggere il loro coinvolgimento. 3 mesi dopo, che poi rivedremo soprattutto in Resident Evil 4
dove Veronica, la situazione nell'Umbrella stava diventando molto instabile. Claire Redfield, che era riuscita a scampare alla tragedia di Raccoon City con l'aiuto di Leon, continuò le sue indagini fino a spostarsi in Francia, alla ricerca di Chris, suo fratello. Abbastanza, Perford. Io gli è rimasto il voto uguale 8, però comunque un voto gli do un 6 per essere corto, soprattutto il gioco, e di aver tagliato moltissime scene ed enigmi che erano presenti nel capitolo originale. Ovviamente, quando sarà domani farò una sorta di recensione a riguardo e spero che passerete tutti quanti. Comunque, Claire, insieme all'aiuto soprattutto di suo fratello Chris, che verrà a salvarla, riusciranno a distruggere anche questi ultimi impianti e distruggere definitivamente anche Alexia Ashford, ultimo membro della famiglia Ashford. Con la morte anche dei gemelli Ashford e con la morte soprattutto avvenuta di Marcus più o meno alcuni mesi prima, ora solo Spencer era rimasto come l'ultimo degli eredi dei padri fondatori, ma purtroppo questo era solo un inizio della guerra che sarebbe continuata per molto molto tempo. Wesker era vivo. Chris, Claire, Leon, Jill e Barry erano rimasti solo loro a combattere. Infatti, un agente dei servizi segreti, Lewis Hamilton, che fin dall'inizio aveva aiutato i membri della STARS proprio per le indagini dell'Umbrella, li aveva insomma reclutati da utilizzare perché loro erano gli unici che conoscevano la verità, gli unici che avevano avuto un'esperienza riguardante a questo incidente. Ma allo stesso tempo i sopravvissuti Raccoon City non sapevano che in verità erano solo delle pedine da parte dello stesso governo americano, perché sapevano che loro allo stesso tempo erano anche una salvezza, ma un ostacolo. Perché Leon era entrato nei servizi segreti anche per un motivo, non solo per aver fatto un accordo per avere la sicurezza di Sherry, ma allo stesso tempo lui aveva capito durante quella terribile fuga che anche l'esercito e il governo americano erano coinvolti e quindi sapevano che solo dall'interno potevano scoprire la verità. Infatti, man mano tutti i pezzi li vedremo nei capitoli successivi fino a Resident Evil 6. Negozio, vediamo un po'. Eccolo qua, il costume originale di Jill, l'uniforme della Stars. Questa è una moneta di recupero vista in Resident Evil 7. La ricarica. Nell'originale Resident Evil, il manuale della Stars, il grimaldello. Eccola qua, la Samurai Ingol, la pistola originale. Questa mi è nuova. Questa è la pistola MAP che era presente anche nel primo Resident Evil 3, quella che era in dotazione ai mercenari, e per giunta è con munizioni limitate. Il fucile d'assalto M4 con munizioni limitate, il lanciarazzi. Ah, però non vedo il costume originale, però. Ciao Lucio, buonasera e benvenuto anche a te in live. Ragazzi, presente. Anche lui è uno streamer, porta vari giochi, vi ricordo di passare da lui e di lasciargli un bel follower. Il raid? Chi mi ha fatto il raid? Aspetta, fammi controllare che sul computer non mi è uscito. Ah, ok, mi è arrivato, grazie.
Grazie per il lei, Lucio, grazie. Mamma mia, ragazzi, ve lo immaginate? Un remake del primo Resident Evil in questa versione. Su 80, ok. 49 su 200. 59 su 100. Vabbè. Questi li farò più avanti. No, speriamo di no. Già abbiamo visto il remake di Resident Evil e ci è bastato quello, eh. E va bene così. Vabbè, Ok ragazzi, direi che è il momento di salutarci e infatti sto per preparare un bell'attacco. Ringrazio a tutti quelli che sono passati, che mi hanno fatto il follower. Ci si becca domani perché se tutto va bene farò una recensione dedicata a questo capitolo di Resident Evil. Voglio che ci siate tutti, ragazzi. Voglio sapere i vostri commenti e cercherò di rispondere a ognuno di voi.
Bene. Buonanotte a tutti.